Solo Dio è il Signore della vita, dal suo inizio alla sua fine. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Malati scomodi. Abbiamo delle testimonianze terrificanti perché sono scene che capitano negli ospedali per ammalati di lunga degenza, malati che danno fastidio. E c'è l'episodio che mi piace riportare di anni fa: dei malati scomodi della città di Vienna. A Vienna, alcune ausiliarie stanche di vedere soffrire malati cronici, per loro libera decisione, presero, iniziarono a iniziare medicinali conducendole piano piano alla morte. Per nessun motivo si può sminuire il comandamento di Dio non uccidere la persona umana creata d'immagine di Dio, è un valore assoluto e chi non la rispetta rinnega la propria dignità di uomo e si mette in contrasto con Dio che è la vita ed è amore. Le sofferenze, le varie difficoltà della vita non possono giustificare alcuna uccisione il Signore disse a Caino «Dov'è tuo fratello?». Con questa domanda la parola del Signore inchioda alla responsabilità di avere cura dei nostri fratelli. Dio ci esorta a dominare le passioni della gelosia, dell'invidia che portano all'odio con conseguenze Imprevedibili. Ognuno di noi deve dire: Io sono costruttore di un mondo migliore. Dio ci ha dato una creazione imperfetta e noi dobbiamo portarlo verso la perfezione, creando un mondo migliore. San Giovanni scrive: Chiunque odia, il proprio fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in sé la vita eterna. Viene da dire, ripetiamo sempre: Signore, fa che io mi adoperi a, a respingere la violenza sui bambini. Il maltrattamento mal 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 dei minori, la pornografia, la prostituzione, l'uso e lo spaccio della droga, l'inquinamento dell'ambiente. Padre Pio della sua vita ne, ho fa ne ha fatto un'offerta, offerta vittimale. Che significa, quello che i pesi che devi portare tu, li porto io. Le sofferenze che devi portare tu, dalle a me e le porto io. Che altro che liberarsi dei, degli ammalati che danno fastidio. Padre Pio, quindi, ama i fratelli, si offre vittima, cioè porta i pesi degli altri, sino al donarsi nei sacramenti, sappiamo quante ore di confessione teneva al giorno e come visse una vita penitente di offerta di preghiera notturna e diurna per la salvezza dei propri fratelli.